Hello, children! And welcome to a new English lesson. Ciao, bimbi, benvenuti a questa nuova lezione di inglese. Oggi andiamo avanti con il nostro Pop English e siamo alla lezione 2 dell'unità didattica 3, Unit 3, My Family. Ricordate la volta scorsa? Abbiamo imparato a dire i nomi dei componenti della famiglia. Oggi invece impareremo a dire l'età. Ma prima di tutto ricordiamoci i numeri da 1 a 10. Ripetete con me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usiamo le dita e ricominciamo da capo. 1, Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Come si fa a chiedere l'età in inglese? Con questa frase, How old are you? Ripetete dopo di me, How old are you? Quanti anni hai? Oh, e oggi impareremo, lavoreremo su queste formule. Andiamo subito alla nostra lezione. Ecco qua. Cominciamo subito con una bella canzoncina. Lesson 2. Exercise 4. Listen and find. Chant. This is my sister. This is my sister. She's six. She's six. This is my brother. This is my brother. He's seven. He's seven. E Waldo che comincia a cantare per primo, e presenta la sorellina e dice: This is my sister. Questa è mia sorella. She's six. She's six. Lei ha sei anni, six. Poi è la sorellina di Waldo che canta e presenta il fratello e dice: This is my brother, brother, fratello. He's seven. Seven. He's seven. A sette anni. Ok? Ve la faccio riascoltare. Lesson 2. Exercise 4. Listen and find. Chant. This is my sister. This is my sister. She's six. She's six. Brother, this is my brother. He's 7, 7, benissimo. Avete individuato i personaggi. Siete riusciti a capirne l'età. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Questa volta con l'esercizio numero 5. Oh, guardate questi draghetti. Questi draghetti sono tutti fratellini. La più piccola, che probabilmente sarà questa, ha due anni e il più grande ne ha dieci, gli altri due. Uno ha otto anni, l'altra ne ha quattro. Noi ascoltiamo queste quattro frasi e dobbiamo abbinare il numero 1 del primo draghetto con la sua età. Questo è già fatto, vedete? Numero 1 is ten, number 1, il primo draghetto is 10 years old, ha ah, 10 anni. Andiamo ad ascoltare quanti anni hanno la numero 2, il numero 3 e la numero 4. Pronti? Eccoci. Lesson two, exercise five. Listen and match, write and say. One, this is my brother. He's ten. Two, this is my sister. She's two. Three. This is my brother. He's four. Four. This is my sister. She's eight. Okay, ve lo ripeto io adesso. This is my brother. Questo è mio fratello, he's ten e ha dieci anni. This is my sister, questa è mia sorella, she's two e ha due anni. This, number three, is my brother, he's four. E l'ultima, this is my sister, she's. Eight. Ok, sul vostro quaderno scriverete il draghetto numero 1, scriverete 1 e di fianco 10 l'età 2, e poi ci mettete l'età 2, e così via per il 3 e per il 4. Ok, avete fatto? Perfetto. Adesso andiamo avanti e passiamo invece a pagina 60. Pagina 60. Andiamo a fare l'esercizio numero 1 e l'esercizio numero 2. Andiamo ad ascoltare la traccia. L'esercizio dice listen and number. Sei. Ascolta e numera. Ok? E poi 6. Pronuncia. Andiamo ad ascoltare la traccia. L'ascoltiamo anche più di una volta, così diventa più semplice. activity book unit 3 my family lesson 1 exercise 1 listen and number say 1 dad okay 1 dad e il papà ascoltiamo gli altri Two. Granny. Granny. Chi è Granny? È la nonna. È number two. E andiamo a scrivere il numero due qua. Granny. Il resto lo fate voi da soli. Three. three. Mom. Mm, three. Mom. Mom. La mamma. Numero tre. Qual è la mamma tra queste? Four. Granddad. 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 E il nonno, giusto, che il nonno tra questi? Ascoltiamo l'ultimo. Five. Sister. Sister. Five, numero cinque. Sister. Ok? Vi faccio riascoltare tutto così potete completare l'esercizio. Activity Book Unit 3 My Family Lesson 1 Exercise 1 Listen and Number Say 1 Dad 2 Granny Three mum four granddad five sister benissimo avete ripetuto? Ok, se non l'avete fatto rimandate un po' indietro la video lezione e ripetete tutto quanto. Noi passiamo anche a pagina 61, questa è l'ultima pagina di oggi, dopodiché ci fermiamo. Guardate qua, find and color. Allora dobbiamo colorare soltanto dentro le magliette quegli spazi con i puntini. E scopriremo che età hanno questi bimbi. Ok? L'ultimo esercizio, dopodiché ci salutiamo, è il numero 4, che dice listen and match. Ascoltiamo questi quattro bimbi e scopriamo i loro nomi. Quindi il numero 1, come si chiamerà? il numero 2 come si chiamerà, così via il 3 e il 4. Andiamo a caricare la traccia. Lesson 2, Exercise 4. Listen and match. Hi, I'm Sarah, and I'm 7. <laughs> Ha detto hi, ciao, I'm Sarah and I'm seven. Quale di questi bimbi a sette anni si chiama Sarah? È lei. Ok, colleghiamo. Ascoltate bene il resto, eh? Hi, I'm James and I'm eight. Hi, I'm Lucy and I'm five. Hi, I'm Tommy and I'm ten. Ok, vi faccio riascoltare, non vi preoccupate. Pronti? Lesson 2, exercise 4 Listen and match. Hi, I'm Sarah and I'm seven. Hi, I'm James and I'm eight. Hi, I'm Lucy and I'm five. Hi, I'm Tommy and I'm ten. Oh, benissimo. Lesson 10. Eccoci qua. Per oggi ci fermiamo qua. Vi ricordo qual è la frase per chiedere l'età? How old are you? Ripetete con me. How old are you? E ricordatevi, basta rispondere semplicemente dicendo il numero della nostra età. Seven. Oppure six. Ricordate i numeri. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Buon lavoro! Bye bye!